Eccoci nella sede dell'RSA, dell'ospedale Ferro Branciforte Capra di Leonforte, da sfondo uno dei tanti eventi organizzati, delle iniziative organizzate dall'RSA. Accanto a me la coordinatrice Lella Rosa. Allora, un calendario che fa invidia a qualsiasi altro paese per questa occasione natalizia. Il calendario è molto vasto, come abbiamo parlato due secondi fa anche con lei. E grazie all'intervento marcato dai nostri due animatori, nonché Antonella Lanei e Antonio Maria, che quest'anno per la prima volta ci stanno affiancando a 360 gradi e hanno permesso la realizzazione e l'organizzazione soprattutto anche di questo vastissimo programma, ma dobbiamo dire anche grazie alla grande collaborazione che sta dietro alle quinte, diciamo, questi progetti, diciamo, che fanno parte del nostro programma, del direttore della cooperativa Toni Di Bella e anche tutto lo staff Euronia, ragazzi, diciamo, che vengono anche al di fuori degli orari di servizio, che ci vengono a dare una mano per far sì che le giornate, diciamo, dove siamo impegnate riescono ad ottenere un risultato così positivo e anche vasto, così come ha voluto dimostrare anche il pranzo che abbiamo fatto il giorno 19 insieme a tutti i familiari dei nostri ospiti. Sono occasioni ovviamente belle in cui si ricorda lo spirito natalizio, quindi diciamo un po' agli spettatori di sicilianews.tv cosa c'è in programma per i prossimi giorni. Quindi dopo Natale ci sarà la proiezione del film Gesù di Nazareth, il 30 ci sarà la tombolata con i familiari e lo scambio di auguri e l'arrivo degli zampognari. Il 4 gennaio c'è uno spettacolo di cabaret e il 5 gennaio ci sarà il concerto finale di chiusura dell'anno di Happy Epiphany con il coro, diciamo, che verrà qua ad allietarci con delle musiche tematiche, diciamo, di Natale. E alla fine ci sarà un rinfresco con tutti i parenti e tutti i partecipanti, diciamo, alla serata. Questi animatori sono così bravi, si vestiranno pure da Befana? Da Befana lei! Allora, facciamo dire una battuta anche a loro, visto che la loro partecipazione è stata davvero gradita, a quanto pare, e quindi vi presento, sono Antonio Maria e Antonella Laneri. Una battuta al volo, come va questa esperienza? È un'esperienza bella, perché non solo tipo ti permette di avere a che fare con tante esperienze, ma in realtà ti fa crescere tanto. Allora, ti vestirei da Befana, Antonella? Sì, sì. Il 5 sarò vestita da Befana. Volevo ringraziare tutti perché è un'esperienza meravigliosa.